tutti in piedi a salutare Casimiro Iannone, lo storico tifoso rossonero, purtroppo venuto a mancare settimana scorsa. La curva con i Mastiff Supporters, gruppo storico che lo vedeva impegnato soprattutto nel sociale su tutti i campi di calcio, in particolare al San Francesco, è in piedi per tributare il giusto omaggio a Casimiro. Poi la partita Nocerina-Frosinone, importantissimi tre punti da regalare a Casimiro Iannone ai tifosi, ma soprattutto a se stessa per la Nocerina, per rincorrere in Latina. Il cross di Garufo ed evacuo, quasi in area piccola, ci prova la deviazione però della difesa. Reagisce la compagine ospite, c'è questa conclusione bellissima da parte di Aurelio, la parata di De Lucia che ci mette la mano e mette in calcio d'angolo. Ciao capo anche dall'assù, spalti improvvisati per salutare Casimiro Iannone, il tuo insegnamento vive nel tempo. La Nocerina comunque è tutt'altro che frastornata dalle giocate difensive di un Frosinone che è molto accorto indietro e anzi cerca spazi la formazione di Auteri. Qui ci prova con Garufo la parata facile di Zappino, ex della partita. La Padula, attenzione, ci prova con il destro la parata di De Lucia in due tempi. Il tifo rossonero, sono tornate bellissime le bandiere di una volta in curva e siamo al secondo tempo con la partita che scivola via sullo 0-0. La Nocerina non trova il pertugio giusto per imbucare la porta di Zappino. Qui ci prova Negro, ma il sinistro è facile preda dell'estremo difensore Ciociani. Sulla destra Corapi, il traversone sbagliato, era una buona occasione. Traversone dalla sinistra, ora colpo di testa a rinviare di Guidi, ci prova Corapi, il sinistro che finisce fuori non di molto. Entra Daffara per l'infortunato Chiosa, entrerà poi anche Pepe, sostituzione importante quella. Attenzione Blanchard, il colpo di testa con la palla che sorvola la traversa di un soffio fuori. Corapi, traversone, colpo di testa di evacuo, poi quello di De Liguori che non ci arriva bene. Pepe, ha messo veramente Pepe sulla partita questo giocatore arrivato dal Lanciano nell'ultimo giorno di mercato di gennaio. Il traversone poi da quest'altra parte di Daffara e c'è la deviazione in corner. Insiste la Nocerina, i minuti davvero passano inesorabili, la squadra rossonera cerca in tutti i modi di segnare. Mazzeo, traversone, il pallone dentro ed evacuo, Felice Evacuo segna ancora lui, 1-0 a 8 minuti dalla fine. La Nocerina passa in vantaggio con Felice Evacuo, invisibile ai tifosi rossoneri, e finisce così. La rincorsa a Latina prosegue, la Nocerina vince 1-0 sul Frosinone.